E bello ragazzi, siamo i Pirlas VU e finalmente siamo tornati qui con uno dei format più amati d'Italia su questo canale, il Mundialito! It was at this moment that he knew he fucked up. Ok, ci eravamo solo scordati di dirvi ragazzi che non sarà un Mundialito normale, bensì un Mundialito molto scivoloso. Calcio saponato insieme ai Maranza, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi. Questa sarà veramente una sfida potente. Ma ci saranno 6 Maranza e 2 italiani. Quanti 2 italiani escono al primo turno? Attenzione, vedremo. E raga, cosa ancora più importante, abbiamo già registrato un video qui su questo campo con delle ragazze, ragazzi, in costume che scivolano. Ma lo vedrete solamente a 20.000 like qui sotto a questo video. Quindi spaccate il tasto del like. Olè. Detto questo, ragazzi, andiamo a presentare gli 8 partecipanti. Ciao ragazzi, sono Pedro e il mio obiettivo è far fuori Gnabry e Pierino. Questo è il mio obiettivo. Sono Pierino, ho vinto tipo tutti i mondialiti su questo canale, perché non vincerne un altro? Io sono Min e oggi vedrete la drip più totale. Io sono Karim e vincerò questo mondialito. Sono Gnabry e in realtà voglio essere buttato in piscina perché c'è un bello spettacolo. No spoiler. Io sono Rivo e oggi sarà il macellaio del mondialito. Allora ragazzi, vi dico una cosa, io non sono arbitrino, quindi il primo che si lamenta va fuori dai coglioni. Rosso diretta. Gilbert Nanà, mi raccomando, No! No, non ho toccato! E allora signori, benvenuti a questo magnifico mondialito tra i Maranza. Vedremo tra chi dei Maranza riuscirà a passare. Ci sono anche 2 per la SV, speriamo che possano arrivare in fondo, però c'è gente che sa giocare, uno. E tra 3, 2, 1, diamo inizio a questo mondialito. Attenzione, palla che va subito al Maranza numero 1. Se la passa al Maranza numero 2, subito cartellino, prova il tiro, incredibile! Il gol di Pedro! Mamma mia, che gol di Pedro! Che cosa vuoi dire? Ragazzi, sono sempre più forti, ve lo dico sempre! E allora Pedro si qualifica e il mondialito può continuare, signori. Vi ricordiamo che gli ultimi 2 saranno eliminati, quindi non ci sarà spazio e occasione. Attenzione Pierino! Maranza numero 3, Maranza numero 4! Il gol è buono, quindi si salva! Andiamo ragazzi! Maranza numero 2! Forte! Si salva! Riparte il portiere! Palla in avanti, colpo di testa di Amin! Palla che torna in gioco, Pierino! Pierino! Mamma mia! Ma che salvataggio incredibile del portiere! Che cosa ha salvato! Bonu! Ragazzi, bonu. Comunque voglio ribadire che c'è gente qua in mezzo che non sa nuotare! Vai avanti! Attenzione! Ibra prova la rovesciata! Ragazzi, non si capisce cosa tutto regolare! Tutto regolare! Sta facendo avanti a di Ibra! Attenzione Gabri! Non vuole entrare sta palla! Tutto regolare! Ragazzi, è una battaglia, non si capisce niente. È veramente una battaglia. Mamma mia, attenzione a Maranza numero 5. Che numero incredibile. Correttivo! Palla che esce, signori. Che ignoranza, che battaglia, signori. E allora, come si testa? Sfiora quasi la rete. Potrebbe calciare il volo, la prova! Si deve tirare in mezzo alle Ibra. Gol! Ibra tu! E ce l'ha fatta anche il capo Ibra dei Maranza, ce l'ha fatta, si è qualificato. Rimangono ancora 3 posti disponibili. Attenzione, vedremo chi si qualificherà. E allora riprendiamo, let's go. Attenzione, palla di testa. Palla Inzaghi. Rapace d'aria. Dopo aver sbagliato 30 gol, almeno uno ce l'ho fatta. Bravo. E allora complimentoni a Gnabry. Continuiamo, mancano 2 posti. Pierino potrebbe essere potenzialmente eliminato. Lo scopriremo tra poco. Palla rovesciata, sì. Ci provo. Guarda che viene ribattuta, attenzione. Semi rovesciata tunnel. Pierino do Brasile è tornato. Incredibile gol di Pierino. Semi rovesciata, la specialità di casa. E adesso è rimasto un solo posto disponibile. Chi segna passa, chi non segna verrà buttato in piscina in modo molto umiliante. E allora vediamo chi tra i 3 Maranza riuscirà a passare. Palla da Kurzawa. Kurzawa, esce il portiere. Ancora buona. Può tirare il Nesiri. Nesiri si qualifica. Alza le mani al cielo e spara alla telecamera questa qualificazione. Let's go. Qualcuno deve finire in piscina. Alzati. È arrivata la fine del nostro primo Maranza. Eccolo qua. Guarda, guarda, guarda.
paga. Chi sbaglia paga. Ci siamo, signori, siamo pronti per un altro turno di questo magnifico mondialito. Tra i 6 che si sono qualificati, solo 4 potranno accedere al prossimo turno. Quindi, ragazzi, altri 2 possibili eliminati. Noi oggi porteremo i Maranza in un altro livello, ad un altro livello, perché oggi gli italiani, i bianchetti, li porteremo fuori. Oh! Tranquillo, adesso in Gnabri ne faremo fuori altri 2. E allora riprende Pierino. Vediamo cosa potrà provare. Prova ad alzarla. Colpo di tacco incredibile da parte di Karim. Karim the Dream. No! Di Maranza sembra far casino. Io manco fossi Mariccione. Metri per terra. No, non ci sta, ragazzi. La palla che finisce in maniera meravigliosa sopra una bottiglia di vetro, da apprezzare il replay. E allora, dopo aver pulito diciamo la scena del crimine, si può ripartire. Karim, Pierino che combatte contro Pedro. Che volata incredibile. Fallo. Alzati. Ah, è Sergio che indica. Guardati, non è fallo. Ma chi è? Ma scusate. Pierino, non passi, tranquillo. E allora Bonu può far ripartire Pedro. Può tirare. Come un rapace, come nel primo turno, Karim si qualifica. Andiamo a vincere sta coppa. Mancano pochi posti, signori, attenzione. Attenzione. Prova il tiro. No! Palla che non entra, perché palla sfortunata, non va bene questa cosa. Attenzione che aggancio di Pierino. E che gol incredibile. Gol convalidato di Pierino. E allora passa anche lui questo turno. Gnabry invece rischia. Allora mettere Pedro. Ibra su! L'ho fatto! Ci sono riuscito! Ibra, ma non lo so! E allora solo uno, un solo posto. Gabri rischia di essere eliminato, non sarebbe nuova per me questa cosa. Oh. E vediamo se passerà il turno oppure no. Allora. Prova il tiro. Pedro, attenzione, potrebbe segnare. Hai vinto sempre, cazzo. Sì. E non è ancora finito il video, non hai vinto ancora. Non hai vinto ancora niente, fratello. Guardate che roba. Voilà, donne, non bagnatevi troppo. E come in ogni mondialito, Gabri non è riuscito a passare. Attenzione! Ah! Un altro! Carico! Oh, oddio! Ok! Ciao! Bye bye, guys! Prossimo tocca a te, lo sai. No, io vincerò questa sfida, raga. Lui vincerà. Quack! Eccoci qui, giunti al terzo turno. 4 persone, ma ne passeranno solo 2 per la super finale. Tre Maranza e un Italiano. Sono ancora io a rappresentarvi. Ma ora gli apri, com'è che ti senti a fare la telecronaca da fuori? Stai abituato. Calma, il mio bianchetto vi basterà. Vai, va Pedro. Vuoi ricaricare il mancino? No, fa la finta. Pedro all'esterno. Passa, Ibra, è da solo. Salvataggio miracoloso. Serve un guizzo, serve un gol. Siete ancora ferma, bella scivolata ma inutile, anche Pier scivola, c'è il dribbling, prova da fuori! Miracolo di Julio Cesar! Ma Bonu! Bonucci! L'ho messo! Bonucci! Ancora! Traversa, clamorosa! Allunga la porta! E ciao! Ma Pier, e tiro! All'improvviso, alla Dzeko! Mi hai giocato un assist importante, devo dire! Ho dovuto funzionare una mano qua! E allora si va, attenzione, un solo gol per accedere alla finale e raggiungere il sottoscritto, il king dei mondialisti. E qui c'è un gran gol. Arbitro, ha calciato lui e lui è deviato, però il tiro era verso la porta. Sì, ma io ho cambiato direzione. Quanto questa deviazione è stata fondamentale, secondo me? Vabbè, tra i due litigati, quanto ha influito? Allora, un po' ha influito. Arbitro, tra i due litigati il terzo gode. No, non funziona così. Che palle. Io proporrei un rigore a testa, chi segna passa, chi non segna viene eliminato. Così evitiamo che si menano, ragazzi. Calcio di rigore per i due Maranza. Se uno segna l'altro no, avremo i nomi dei due finalisti. E allora parte Pedro, che sta chiedendo un aiuto dall'alto. Calcia col mancino. Attenzione, parata. Parata di Bono. E se Karim segna, accede direttamente in finale. Portiere pronto, tutto nelle sue mani. Carica il mancino. Gol. E allora
Pedro che andrà a fare un bel bagnetto e Pierino gode, signori. Adesso voglio fare un'altra sfida. Ho perso io, ha perso Ibra. Ci mettiamo a pecora e loro tirano le pallonate. Cambiamo la penitenza? Sì, voglio 10 ragazzi qua davanti che tirano le pallonate al mio co. Qualcosa da dire prima di morire? Teniamoci per mano, Ibra, così ci sentiamo più. Non protetti. Voglio tenerti, dai. Tu mi hai fatto perdere. Questa volta non voglio tenere nessuno, vai. Prego, calcia. No, dobbiamo prenderli, prenditi, fra. Porca miseria. Due, due. Purtroppo, quindi, ragazzi, quindi ora c'è la grande finale. Maranza contro italiano, Maranza contro italiano bianchetto. Però speriamo che vinca il nostro Maranza di fiducia. Forza, Benvenuti a tutti in questa super finale del mondialito tra i Maranza, signori. Alle mie spalle ci sono i due che sono riusciti ad arrivare in finale. Pierino dalla mia sinistra, Maranza fin dalla nascita. E alla mia oltre sinistra abbiamo un altro Maranza per eccellenza, Karim. Ho fatto fuori 5 Maranza, non vedo perché non posso farne fuori un altro. Schiena contro schiena, sarà un 1 contro 1. Il primo che segna 2 gol vincerà questo mondialito tra Maranza. E si parte tra 3, 2, 1. Diamo il via a questa finale. Vedere. Buone, Bonucci. Karim prova la scivolata. Pierre rientra in gioco. Attenzione, Karim potrebbe tirare. La sposta in calcio. Wow. E siamo la rete dell'1-0 e indica 1, ragazzi, 1 sul tabellone. E allora, ragazzi, Pierino che parte in salita. Però di finale ne ha giocate tante sul canale, su Pirrasvù. Attenzione, Pierino. Pierino, Karim, scivola. E parte il tempo senso. Pierino la sblocca e quindi è 1-1. Allarga le braccia Karim e dice per il suo portiere: ma cosa succede? Ma cosa succede? Cosa succede? Succede che è gol di Pierino. E allora palla Karim, si segna vince, chi segna vince, chi segna regna. E metterà il tasto, il punto esclamativo su questa, su questo mondialito, su questa competizione. Attenzione Karim, passa Karim, Karim, Karim! E vince il mondialito tra i Maranza. Bravo, bro. Complimentoni. Sono pronto a morire. Cosa ti avevo detto, Pierino? Avresti perso questa sfida? Mi hai detto che avrei perso questa sfida. Finalmente una sfida di Maranza l'hanno vinta nel canale. Io cosa ho detto? Che non ti chiamerò mai più in nessun video. Ma non c'è nessun problema. Oggi noi abbiamo portato un nuovo capitolo in questo canale. Di Maranza ce l'hanno fatta. E ora è arrivato il tuo momento. Vai. Giù, 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 qui ragazzi, nel prossimo video 20.000 like, ragazzi, ci sarà la sfida con le ragazze, calcio saponato con le ragazze. Quindi ragazzi, se volete mettete in piace, commentate quello che volete. Al prossimo video. Ciao. Milione su YouTube, già lo sai. Se con noi metti il pollice su, siamo i Pirlasbu, siamo i Pirlasbu. 1 milione su YouTube, siamo i Pirlasbu.